Ecco, buongiorno a tutti, io sono Massimo, dottor Max, che vi parla come al solito dalla Tanzania. Oggi sono a casa, tranquillo, è una bellissima giornata come al solito, anche se gli ultimi 2 giorni ha piovuto e questo è una cosa positiva perché c'è bisogno anche dell'acqua. Allora, oggi parliamo come al solito dell'appuntamento del sabato. E parliamo di oro, diversificazione in oro e in metalli preziosi. Naturalmente ringrazio il dottor Walter Manca che naturalmente offre il suo tempo anche, no, come aiuto a questo mio intervento. E quindi per tutte le domande molto tecniche che potete avere, io vi suggerisco di farle pure tutte le domande che volete. Io faccio un lavoro un pochino più generale, no? Storico, se si vuole, di informazione più generale in relazione magari all'economia, cose che succedono, che sono successe, politica, finanze, eccetera. Ecco, quindi abbiamo due mansioni abbastanza diverse. Tutta la nostra impostazione è impostata così. Io faccio questo lavoro di interventi, ho scritto la storia dell'oro che potete leggere sul mio sito a menteaperta.net. È un piccolo report che però ho messo insieme, ci è voluto un bel po' di tempo per metterlo insieme, che è fondamentale, ritengo, per i neofiti, cioè per coloro che proprio ne sanno di saperne poco, però vorrebbero investire in oro. Allora, il mio suggerimento è quello di leggere, ascoltare naturalmente gli interventi come quelli di oggi che trovate sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri, Vedete, c'è il triangolino della piramide dorata e quelli sono tutti gli interventi che ho fatto fino adesso. Vi suggerisco prima di tutto di ascoltare quelli, poi di leggervi il report sull'oro. Dopodiché, se avete delle domande, mi potete contattare, la consulenza sull'oro, sia da parte mia che del dottor Walter Manca, è gratuita. Poi contattate quando pensate di essere pronte insomma, diciamo, per le ultime informazioni tecniche. Contattate il dottor Walter Manca che vi dà tutte le informazioni per aprire il conto, fare i bonifici, tutte queste cose tecniche qui. Tenete presente che tutto il nostro lavoro è in un certo senso, tra virgolette, gratis, perché voi non pagate niente. E anche questo ha il suo valore, perché molte altre aziende presenti ovviamente sul mercato, sia che siano in Svizzera, sia che siano in Inghilterra, sia che siano anche da un'altra parte, offrono intanto, non, molti di loro non offrono un servizio in italiano e quindi se voi non parlate inglese, capite bene, è sempre molto difficile portare avanti una trattativa delicata di questo tipo. E poi rischiate di parlare con un centralino. Oggi chiamate e parlate con una signorina, domani parlate chiamate e parlate con un'altra signorina e dove la terza volta parlate ancora con un'altra signorina. Tutte le volte quindi dovete partire da capo. Invece nel nostro caso avete proprio insomma una certa qualità del servizio, almeno dal punto di vista dell'efficienza, perché qualsiasi problema chiamate il dottor Manca, in tempo ragionevole il problema si risolve. Allora, oggi ho intitolato in questa puntata la Gold Discount Bank e miracolo economico tedesco. Poi qui l'ho dovuto scrivere più breve perché non c'era tutto lo spazio. Allora, siccome abbiamo già iniziato, abbiamo già iniziato a fare una piccola chiacchierata perché Lucia ha fatto una domanda, ora poi magari ci ritorniamo sopra. Però, siccome è un titolo in tedesco, nome in tedesco, chiedo l'aiuto del dottor Manca di Walter per spiegarlo in italiano. Che cosa vorrebbe dire tecnicamente questo nome Walter? Lo puoi Walter, mi ripetere per senti? favore? Ti sento, me lo puoi Allora, ripetere per ho, favore? cioè, volentieri, ho intitolato questa puntata, no? Ho scritto anche male, scusatemi, la Gold Discount Bank e il miracolo economico tedesco, no? Poi ho scritto in Germania perché non c'era spazio. Quindi Gold Discount Bank, cosa vorrebbe dire tradotto in italiano? Parole povere. Non è tedesco, credo sia inglese e dovrebbe No, essere. no, 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 non è inglese, no, assolutamente, casomai è svedese. Google, curiosamente Google me lo dà come nome svedese, comunque non è tedesco? This, no,
Ma può darsi che sia prussiano? Che Non sia una variante prussiana del tedesco? Cioè, prussiano sarebbe in Germania, ma nel 1923 magari insomma, usavano parole diverse. No, no, devo dirti che non mi risulterebbe Allora, ti alla do prova. una mano io per quello che posso. Sì, ti do una mano io per quello. Non c'è un problema. Allora, comunque sia, parliamo tecnicamente vuol dire banca di sconto sull'oro. C'è una banca dell'oro, sostanzialmente una banca dell'oro. Perché voglio parlare brevemente di questa banca? Parliamo di una creazione. Questa banca è stata creata da un signore che si chiamava Jalman Schacht, tedesco prussiano, morto nel 1970, che prima, insomma, di morire negli anni 60 ha scritto una sua autobiografia, che sto leggendo in questo momento, e anche un altro libro che si chiama La magia dei soldi. Sono entrambe molto importanti, no? Per me, in un certo senso, sono tanti importanti. Allora, vi leggo. Mr. Schacht è stato un economista, banchiere, politico di centrodestra e cofondatore nel 1918 del Partito Democratico Tedesco. Ha servito come ministro delle finanze e presidente della Reichsbank sotto la Repubblica di Weimar. Fu un feroce critico degli obblighi di riparazione del suo paese dopo la Prima Guerra Mondiale. Molti ricorderete, no? Che la Germania, perdendo la Prima Guerra Mondiale, fu costretta a pagare un sacco di riparazioni di guerra. Ha servito nel governo di Adolf Hitler come presidente della banca centrale Reichsbank dal 1933 al 1939. E come ministro dell'economia dal 34 al 37. Poi lui nel 39 fu, tra virgolette, costretto a dimettersi. Allora, pagina 166 scrive: il 13 novembre del 1923 entrai nelle mie funzioni di commissario per la moneta nazionale, ministro della finanza. Curiosamente, il numero, ah, cioè, no, dovrei dire non ministro della finanza, sarebbe presidente della banca centrale del Reich. Curiosamente, il numero 13 ha avuto molto spesso un ruolo importante nella mia vita. Il 13 marzo 1924 fondai la Gold Discount Bank. Il 13 maggio, del 1927, quindi 3 anni dopo, ci fu il famoso venerdì nero alla borsa di Berlino. Che continua lui, fra l'altro, menzionando che il numero 13 è un numero ricorrente nella sua vita. Faccio una parentesi precisa: lui era iniziato e il numero 13 è un numero molto importante per i Rosa Crociani. Però lui, nonostante nella copertina del libro metta addirittura un'immagine completamente massonica, io ne ho parlato nell'ultimo intervento che ho fatto con Ubaldo Croce, che se volete potete trovare sul mio canale, un intervento molto importante al quale ne seguirà un altro, credo altrettanto importante dal punto di vista della lettura della storia in maniera simbolica, utilizzando i simboli. Ecco, dicevo, lui ha fatto questa copertina molto accattivante, che mi ha incuriosito molto, però poi nel libro non dice molto. Dice che viene da una famiglia di iniziati, eccetera, eccetera, eccetera. Lui è un personaggio molto importante, ma la cosa che vi vorrei far notare è che se si va a leggere quello che troviamo su Wikipedia di questo banchiere, molto importante nella storia tedesca, non solo, perché poi ha continuato a lavorare anche come consulente per le nazioni, addirittura quando poi è stato liberato nel 1945, alla fine della guerra. Non si nota, non si fa accenno a questa Gold Discount Bank. Quindi, che cos'è questa banca?
Quando lui è entrato come ministro della Repubblica di Weimar, lui si è accorto che l'inflazione era a livelli stratosferici e non c'era possibilità di stampare moneta perché le banche centrali, io l'ho ripetuto tante volte, contrariamente a quello che si pensa, sono quasi da sempre degli, chiamiamoli enti, delle aziende indipendenti che non rispondono al governo. Rispondono ad altre sovrastrutture, di cui io parlo nei miei interventi, molto nei miei interventi. Sono due cose abbastanza diverse. Tant'è che, come esempio classico, scusate se mi dilungo un po' su questo punto, però sono tutte cose molto importanti. L'esempio classico è la Federal Reserve, la banca americana, quella che stampa i dollari. Si chiama Federa, quindi Federa si pensa che sia la banca della federazione. Niente affatto, la Federal Reserve è stata costituita nel 1933 da un gruppo di banchieri, probabilmente 12 banchieri, ci sono i JP Morgan, tutti i Rothschild, non direttamente, erano già tutti all'epoca interessati ovviamente a costituire una banca centrale e non ha niente a che fare col governo, cioè la banca federale, il presidente, il CEO della Fed, così come si chiama, non risponde al governo. Seguono una politica per quello che riguarda la politica di stampa dei soldi, dell'emissione, delle tasse di interesse, completamente indipendente dal governo. La decidono loro. Dovrebbe essere una cosa decisa dal governo. In effetti è alla rovescia. Quindi anche in Germania, nonostante la Germania avesse perso la prima guerra mondiale, la banca centrale è rimasta sempre, in un certo senso, arrivo al punto, controllata dagli stessi soggetti, non è cambiato praticamente niente. Ma qual è la cosa importante? La cosa importante è che lui fu capace di riorganizzare tutta l'industria. Importantissima comunque in Germania tra le due guerre, grazie alla fondazione di questa banca. E se voi andate a leggere il resoconto abbastanza esteso della sua storia che trovate su Wikipedia, naturalmente non se ne fa menzione. Arrivo al punto: perché non se ne fa menzione? Non se ne fa menzione per la ragione per la quale l'oro è sparito dal mercato. Diciamo così, degli investimenti possibili anche negli ultimi 60-70 anni. Cioè il sistema, evidentemente controllato dalle banche, non ha interesse a proporre investimenti in oro, per la ragione molto semplice che la banca vende quando te li prendi i soldi, quando compri i soldi, cioè la banca vende oro. In Italia, quasi il resto del mondo, non vendono oro, vendono credito, no? Cioè vendono moneta che ti danno sulla quale ti paghi gli interessi per utilizzarla. E lui riuscì attraverso, sto ancora leggendo il libro, dico una panoramica molto generale perché tanto è inutile entrare nei dettagli, i dettagli interessano poco. Lui riuscì a convincere Norman, all'epoca il presidente della Banca d'Inghilterra, a dargli un'enorme quantità di pound, di sterline, per finanziare il 50% della creazione di questa banca. L'altro 50% fu rastrellato dagli investitori tedeschi e questa banca ha continuato a garantire il prestito sia dell'emissione di marchi, sia per la creazione di un'altra banca che fu creata di rental bank, chiamata, che fu creata per elargire prestiti garantiti dalle terre tedesche, riuscì a fare il miracolo tedesco. Ma senza la creazione di questa banca non avrebbe fatto nulla, perché non avrebbe ottenuto i soldi alla Banca d'Inghilterra, non avrebbe ottenuto i soldi, perché la gente se investe in oro, se ti ha un deposito d'oro, è chiaro che hai più credibilità rispetto a quando stampi soltanto moneta. Ecco, io ho fatto quest'altro esempio perché collima esattamente con quello che ho detto nel report, e di cui stiamo sostanzialmente parlando. Qui si tratta di investire in una cosa estremamente concreta,
oro, argento, platino e palladio. Può succedere qualsiasi cosa al mondo una volta che si acquisiscono queste cose, cose sostanziali di materia. Non è come comprare e investire in Bitcoin, lo capite, no? O moneta digitale, queste cripto, è aria fritta, è completamente aria fritta. Quindi state molto attenti. Per coloro che hanno già investito in cripto, Bitcoin, io sono 2 anni che vi dico. Vendete, non volete vendere il 50%? Vendete il 50% e comprate oro. Sarebbe stato un ottimo investimento da farsi anche fino a poche settimane fa, perché l'oro era particolarmente basso e era arrivato a 52 mila dollari al chilo, che è stato il minimo storico, diciamo così, negli ultimi 2 o 3 anni. Adesso sta riprendendo e ha superato i 60 mila dollari. E aumenterà ancora perché il trend, secondo anche autorevolissimi esperti, io non sono nessuno, americani, dovrebbe andare addirittura oltre i 70, ma probabilmente entro quest'anno, oltre 65 tutti. Allora, a questo punto mettiamo un primo punto fermo. L'oro sta crescendo. Prendetevi pure un altro pochino di tempo se lo ritenete necessario, ma muovetevi. Intanto chiamatemi, chiamate il dottor Manca, io sto parlando di tutti coloro che hanno ancora qualche soldo, 20, 30, 40 mila euro da investire. Non teneteli tutti in banca oppure in azioni. Se si va incontro al reset vuol dire azzeramento, eh. In inglese è una parola tecnica di computer, si dice devo resettare il computer, no? Vuol dire azzerare tutto e ripartire da capo. Salvi le informazioni, se le hai salvate, se no perdi anche quelle, e poi dopo le ricarichi. Però praticamente devi ripartire sostanzialmente da capo. E si parte con un nuovo sistema operativo che si chiamerà Grande Reset. Ecco, io mi fermerei qui in questo momento. E per darvi la parola se qualcuno ha delle domande, prego. No, continuiamo, non ci sono problemi. Nessuno che ha delle domande? Mi sentite? Walter, mi senti? Sì, ti sento bene. Ah, mi senti. Ok, va bene. Allora va bene. Dunque, quindi andiamo avanti. Allora, quindi il miracolo economico tedesco avvenne grazie alla Costituzione dell'oro, senza la quale non sarebbe assolutamente avvenuto, perché grazie alla creazione di questa banca dell'oro, i grandi investitori internazionali, naturalmente, che sanno queste cose, perché all'epoca, non dimentichiamoci, eravamo ancora in regime di gold standard che poi è stato abbandonato da Nixon negli anni 70, va bene? Quindi sapevano bene loro la differenza in termini di garanzia. Dato. Quindi con questo hanno potuto ottenere credito dalle banche internazionali e far ripartire l'economia tedesca. Poi nel 39 ci devo ancora studiare un attimino, però poi nel 39 lui si dovette dimettere. Lui dice in maniera molto chiara: io mi dimisi che entravano nella banca centrale. A fronte di tassi, investimenti, cose di questo tipo, erano destinati a investimenti militari, no? Quindi uno potrebbe dire: ah, Hitler voleva fare la guerra di qui, di là, di su, di giù. Allora, qui la parte, questa discussione, non ne parliamo oggi, no? Però brevemente, perché lo posso aver capito io, Hitler si è trovato in una situazione abbastanza delicata, per cui doveva ricostruire tutta l'economia quando è entrato nel 33. La situazione era comunque sempre abbastanza delicata,
fu finanziato abbondantemente da Wall Street, banche internazionali, sia tedesche, ma non soltanto, anche per fare la guerra al comunismo. Quindi un certo tipo di riarmamento era dovuto, perché gli hanno mandato i soldi per riarmarsi, perché i soldi te li danno per fare qualche cosa, non è che te li danno perché sei Hitler e perché pensi di essere furbo. No, non funziona in questa maniera. Nei miei interventi che ho fatto anche ultimamente, sto cercando di capire se dal punto di vista poi pratico, sia Hitler che Mussolini ebbero la possibilità di diventare premier, primo ministro italiano, grazie al fatto che fossero iniziati a una massoneria. Non ha importanza questo, perché per l'esperienza mia, se non si è iniziati ad una delle massonerie, i soldi non te li danno. Ma anche quando poi ti danno i soldi non è che te li danno e poi te li usi come vuoi. Te li danno e li devi usare secondo quello che sono destinati, come quando uno fa un business plan, no? Sapete, ho fatto un business plan in America e dico: io voglio questi soldi perché ci devo fare questo, questo, questo e questo. E poi lo devi fare. Non è che prendi i soldi e scappi. Perché poi i soldi te li danno man mano, quindi man mano loro controllano quello che fai e se fai bene ti continuano poi a finanziare, altrimenti bloccano immediatamente gli investimenti. Quindi Hitler fece quello che fece non soltanto di testa sua, ma probabilmente lo fece anche perché rappresentava in quel particolare momento una determinata forza massonica, un determinato schieramento. Di queste cose non ne parla mai nessun storico, si parla soltanto di Germania, Francia, Inghilterra dal punto di vista delle nazioni, ma non dal punto di vista delle sovrastrutture. E quindi è molto probabile, ve la butto lì e concludo perché non voglio annoiarvi, che la Seconda Guerra Mondiale sia stata in pratica, come cerco di spiegare io nel capitolo 10, il pentagramma segreto della trilogia che ho scritto sul nuovo ordine mondiale, è in realtà una lotta tra massonerie. Ve la butto là così, può sembrare una cosa assurda, ma più ci penso, più ci studio, più verrebbe fuori questa cosa qua. Allora, avete altre domande? Avete domande? Walter Manca deve lasciarci tra una ventina di minuti, 25. Quindi se avete delle domande tecniche per lui, se no andiamo avanti e vi parlo dell'oro sfuso, non ci sono problemi. Allora, ho già menzionato, ho già detto in passato che siamo in contatto con un'azienda e stiamo proprio ultimando le ultime cose, mettiamo le ultime cosettine a posto. Via, speriamo che dalla prossima settimana si possa anche iniziare a lavorare, quindi tutti coloro che vogliono, magari come la signora di prima che ha fatto l'intervento, la signora Lucia diceva: no, io non voglio mandare a me comprare oro e tenerlo in Germania. Sapete, tante volte le persone anziane ragionano un po' così, no? Che è comprensibilissimo. E allora magari si fa comprare un po' d'oro sfuso in Italia. Sull'oro sfuso vi dico subito: non ci guadagno nulla, è un'iniziativa mia, ci guadagno niente, però naturalmente vorremmo comunque cercare di offrire un servizio dalla A alla Z e quindi cerchiamo di accontentare tutti. Ci sono delle domande? Allora, dopo la lettura del report, o l'ascolto di questi miei interventi, è assolutamente necessario leggere le integrazioni quelle chiamate le integrazioni al fondo fiduciario. Io vi do anche altre informazioni in maniera confidenziale, diciamo così, su questo documento di cui non si può parlare. Sono tutte cose legali, non è che siano cose illegali, però tutte cose riservate di cui io parlo volentieri a quattro, cioè tu per tu, diciamo così, in conferenza privata, in conversazione privata,
e non in pubblico. Quindi qualora foste interessati, ogni tanto carico questi documenti, no? Sul canale, li potete scaricare, se no me li potete chiedere, ve li leggete con un po' di attenzione. Cioè, quello che io cerco di comunicarvi è che anche voi dovete fare la vostra parte, no? Qui si parla di investire, insomma, risparmi che avete messo insieme con anni e anni di lavoro e vanno messi nelle mani giuste. Siccome grossi esperti di oro, anche se andate a parlare in banca, parlate con un consulente finanziario, non sanno niente d'oro, non è la loro materia e non la possono nemmeno trattare, non ce ne sono. Io ho messo insieme come consulente indipendente questo piccolo report, approfittatene, ecco, perché io credo di dirvi la verità. Ecco, se poi magari ci sono delle situazioni, ognuno ha le proprie idee, io magari vedo le cose in una maniera. Un altro le vede in un'altra, però state attenti perché consulenti di oro in giro, diciamo indipendenti, che lavorano in maniera, diciamo così, completamente indipendente, non ce ne sono. Non, in Italia non ce ne sono, lo so all'estero, ma in Italia non ce ne sono. Ricordo che io non ho nessun contratto con Ovesta. Io in questo momento suggerisco Ovesta, magari in 6 mesi scopro un'azienda. Walter, stai tranquillo, non ti preoccupare. Poi per dire, scopro un'azienda altrettanto valida e in alternativa da Vesta a Uvesta, che magari una cliente mi ha detto: oh no, Vesta costa troppo, che non è vero, non è assolutamente vero, no? Però magari c'ha l'idea che costa troppo, perché purtroppo il servizio costa. Allora poi magari mi affido, ce l'ho già un'altra banca, no? Scusate, un altro Banco Metalli. Per questa gente qui che crede che avesse. Io poi vi suggerisco questa azienda qui solo come informazione, perché io non ci lavoro con loro. Però poi non venite a lamentarvi se non vi trovate bene. Oppure se vi fanno pagare tutte le fee, o se vi fanno dei giochini strani sull'investimento che fate, che poi magari è vincolato. E non c'è verso di recuperare i soldi, perché sono un pochino tutti furbacchioni, soprattutto in Italia, eh. Vede, l'Italia è un paese di furbi, eh? Paese in Italia di furbi e di raccomandati. Se non sei fu un furbino e se non sei un raccomandato, in Italia non campi. Perché purtroppo l'Italia non conosce la meritocrazia. Tutte le persone valide nel corso di questi 40-50 anni sono andate via dall'Italia. Se non avevano raccomandazioni e se non erano furbine, sono dovute andare via. Mi dispiace dire queste cose, però purtroppo siamo un paese, che io lo dico ogni tanto per battuta, non voglio offendere nessuno, che deve crescere ancora da questo punto di vista, perché siamo più un paese, vivendo adesso in Tanzania, africano che europeo. Domani, si vede domani, se ne parla domani, c'è sempre questo atteggiamento, domani, domani, lunedì. No, le cose vanno fatte ora. Perché il grande reset è in arrivo, bisogna muoversi, bisogna fare qualche cosa, bisogna avere un piano B e metterlo in azione. Cioè, metterlo in azione, perlomeno dedicarci un pochino di tempo, un po' di attenzione per cercare di capire quello che si può fare, se si può fare qualcosa, in particolare cercando di proteggere il proprio patrimonio, e quindi parliamo di diversificazione in oro, e anche di scappare dall'obbligo vaccinale che presto sarà imposto, eh? E io ho una soluzione anche per questo. Però ecco, sinceramente vorrei vedere un pochino più di azione, azione. Prima c'è una fase in cui bisogna studiare, poi una volta che abbiamo messo a punto un pochino le cose bisogna cominciare a martellare, no? Fare domande, domande, sentire questo, sentire quest'altro. Bisogna anche un po' rompere i coglioni, diciamo la verità, perché se no non si arriva da nessuna parte. Soprattutto in Italia, ma in America non è tanto diverso. Che poi in America sei un immigrante, sono stato 20 anni in America, 21, quindi ve lo dico, anche se sai quello che vuoi fare, come lo vuoi fare, dove lo vuoi fare, sei sempre un immigrante con un accento, eh. Quindi non è che tutti ti aprono le porte, te le aprono se c'hai soldi in tasca, se no te le apre nessuno, eh. Quindi purtroppo è un sistema strutturato soltanto sui soldi. Io in questo momento sto parlando con voi parlate con me, perché avete bisogno di gestire i soldi e capite che c'è qualche problema, si parla sempre di soldi. La gente vorrebbe venire in Tanzania, ma poi non viene perché non ha soldi. Io sapete quante volte sono andato in America?
prima di spostarmi con la famiglia dal 95 al 99, probabilmente 7-8 volte. E quando sono rimasto minimo una settimana, se non 2 settimane. Quanti soldi ho speso? Però molti italiani mi contestano che vengono qua, chiedono una certa cifra di fee, di consulenza, perché sono un consulente indipendente con esperienza che non ha nessuno come italiano qua in Tanzania, e però costa troppo, magari costa troppo, sono ancora pochi quelli che si decidono, e poi molti magari, vabbè, capisco, molti vanno in Albania in questo momento perché è più comodo, va bene, lo capisco, ma siete sempre lì, sempre in Europa, cambia niente. Dovete trovare, e chiudo, la maniera di proteggere i soldi e mettere insieme un piano B. Non voglio fare nomi, ma sto parlando con un amico che mi sta ascoltando, che sta lavorando su queste due cose. Capite? Allora, Isabella, naturalmente ti saluto, benvenuta. Nicolino, Andy, Isabella ha fatto recentemente un ottimo investimento comprando Ovest, perché è stata una di quelle che ha comprato l'oro al prezzo migliore. Ti ricordi, Isabella, vero? Prezzo ottimo, non mi ricordo se era 53 o 54, quindi lei ha già guardato. Quanto era, ti ricordi? Era Forse 52 Walter, sì, all'inizio, proprio te il lo primo ricordi, Walter? versamento, sì. Complimenti, perché te sei stata una di quelle che ha comprato l'oro. Hai già fatto un ottimo investimento, perché già oltre 60. Quanto è in percentuale, Walter? 10%, Sì, poi no? bisogna Mi vedere senti, la Walter? differenza. Sì. Bisogna vedere la differenza del prezzo d'acquisto e del prezzo di riacquisto adesso. Non dovrei verificare. Comunque c'è stata una buona Sì, ripresa dell'oro. comunque, sì, c'è una buona ripresa, sicuramente un ottimo investimento, Mi avete consigliato però, perché molto poi tanto bene, aumenterà sì. ancora di più. Isabella ha fatto un ottimo investimento, per dire. Quindi bisogna anche a volte anche un po' rischiare, no? Nelle cose. Io ho rischiato tanto, e quando sono arrivato in America facevo un lavoro, non capivo niente a nessuno. Grazie, grazie per averlo. Quindi un po' di rischio, voglio dire, purtroppo, bisogna anche prenderselo qualche volta, no? Non si può sempre stare lì e dire: oh, si vede, si vedrà, no, no, paura, no, no, poi tanta gente, paura, cazzo. Non si può vivere con la paura, che è quella che usano per controllarci, no? Per scrollarci addosso. Loro fanno i loro, faranno mai i nostri, eh? Tenete presente questo. I politici, i governanti, non state dietro a le balle che vi raccontano. Loro hanno una loro agenda, che è quella della grande opera e del nuovo ordine mondiale e di microcippare tutti. Ma pensate che la Meloni sia lì per prendersi cura di voi, tutti noi. Io l'ho mandata a quel paese nel 1999 e questa forse è stata l'intuizione più geniale che ho avuto sotto questo punto di vista. Mandarono l'avviso di garanzia a Berlusconi e dissi: ma cazzo, ma proprio quando presiede, era un comitato internazionale sull'anticriminalità a Napoli, no? Quel novembre di 4, perché pochi giorni dopo è nato mio figlio, e io ho detto: no, questo qui è un paese di completi imbecilli. Ma non perché era Berlusconi, fosse stato un altro, cosa. No. Tanto poi sono tutti iniziati, eh? Seguitemi nei miei interventi. Io sono l'unico che vi parla di queste cose. Ringrazio Ubaldo Croce che mi dà un po' di spazio, perché poi non me lo dà più nessuno. Scritto un libro unico al mondo, ma non mi intervista più nessuno ultimamente. Non ci sono problemi. Grazie, Ubaldo Croce, abbiamo fatto un primo intervento, ne farò un altro, vi parlerò degli influencer, quelli che sono lì e che fanno finta di essere dalla vostra parte, sono quasi tutti iniziati. Quindi purtroppo si vive in una società completamente falsa e corrotta. Mi dispiace dire queste cose qui, ma non pensate che io ve le dica perché sono una persona negativa. Assolutamente. Io sono una persona sempre positiva, perché se no non sarei andato in America, non avrei preso un brevetto comunque unico al mondo, non avrei fatto uno studio clinico su una cosa che ho inventato io
unica al mondo e non avrei continuato, non continuerei forse nemmeno a fare questo lavoro qua. Però purtroppo non posso, per le mie ricerche, non posso essere ottimista, perché saranno fino al 2025 anni di continue pandemie, che poi continueranno, anche se in fase un pochino forse diversa, dal 2025 al 2030, perché esiste l'agenda 2030. Sapete chi è il testimone ufficiale dell'agenda 2030? C'è nessuno, è un famoso sportivo, famosissimo. C'è nessun numero uno al mondo, c'è nessuno che lo può indovinare? Ne ho già parlato nei miei interventi. Ah, è Messi, Lionel Messi. Lionel Messi. Messi. Bravo, Isabella. Sì, bravo. Ecco. Ovviamente un altro iniziato. Quindi bisogna proprio rimanere calmi e tranquilli, però bisogna agire. Ora, io metto a disposizione delle cose gratuitamente per voi. Dovete essere liberi di condividerle con persone di cui avete stima, naturalmente, perché non si può dare perle ai porci, come si sa. Che sono? Parlando di oro, ovviamente il report di cui vi ho detto, perché è sul mio sito ammenteaperta.net. Poi la consulenza dell'oro, che è gratuita, mette a disposizione la trilogia che ho scritto nel formato ebook, che comunque è anche scaricabile dal mio sito per 3 euro, costi di una colazione, e poi mette a disposizione il piano B e il piano C per coloro magari che vogliono venire a fare una settimana investigativa qua. Quindi io il mio lo sto facendo, vediamo, insomma, cerchiamo tutti di dare il proprio contributo. Cerchiamo anche collaboratori che possano affiancarci nel lavoro che facciamo sull'oro. Quindi, usando un termine che non mi piace, diciamo produttori, che possono essere assicuratori, consulenti finanziari, o ex consulenti finanziari che hanno capito che Bolgia è Wall Street. Vedetevi il film su Wall Street, il lupo di Wall Street, con Leonardo DiCaprio, andatevelo a vedere. Pensate che sia uno show? È un film, ma funziona così, non funziona. Guardate i prodotti finanziari che si sono inventati con i derivati, che io ho poi chiamato variati, perché a questo punto saranno tutti andati a male, no? E il grande reset sarà funzionale anche a questo, perché non sanno come eliminarli, e quindi elimineranno completamente tutti. Se voi avete fatto degli investimenti o delle cose con i derivati, scordatevi, avete perso tutto. O perderete tutto. Allora, in passato abbiamo già fatto una quarantina di minuti. Se non ci sono domande, continuo dicendo. Sto mettendo insieme, sto lavorando su una specie di comparazione, carta comparativa tra le varie aziende, che mi prenderà un sacco di tempo, perché se queste cose, a reperire le informazioni è molto difficile, prende un sacco di tempo, e quindi ho promesso di farla, non so quando sarà pronta, mi prendo tutti i prossimi 6 mesi, però magari è pronta in 2 mesi, non lo so, dipende anche dal tempo che ho a disposizione, perché ultimamente ho avuto un po' di tempo per via delle feste, ma poi adesso mi arrivano i clienti, e quando arrivano i clienti naturalmente posso fare poco o niente. Però con quella è una cosa interessante da fare, perché sì, le fanno queste cose qui, intanto le fanno, però le fanno i giornalisti. Io dei giornalisti mi fido pochino, fido pochino. Preferisco farla da solo, quando la faccio da solo, se sbaglio, sbaglio io. Nicolino, come va? Non ti ho più sentito, tutto bene? Mi senti? No, non ti preoccupare, solo per fare un saluto. Erika, con Erika ci siamo già sentiti anche in passato, vero Erika? Sì, ci siamo già sentiti. Ti ho mandato buongiorno. Erika. Stavo guardando internet questa banca che hai citato, Gold Disconto. Sì.
Gold Discount Bank. Sì, sì, controllate tutto quello che vi dico, tutto. Non vi dovete fidare di nessuno, anche perché io non sono infallibile, magari qualche errore lo posso anche fare. Leggiti bene le integrazioni che ti ho inviato, Erika, soprattutto la prima, integrazione 1, e poi se hai domande sono a disposizione. Grazie mille. Prego, prego. Allora, Walter, ti lascerei la parola brevemente per parlare un attimo dei vari piani di accumulo, molto brevemente, e invece dei Royal Class. Prego, prendi pure. Va. Eccomi qua. Walter, sì. Mi senti? Sì, sì, sì. Grazie dello spazio. Io ti sento. Mi senti? Prego. Senti adesso? Ok. Allora, ne approfitto. Sì, 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 ti sento, prego. Perfetto. Allora, ne approfitto per dare questa breve illustrazione di Ovesta, dei servizi che propone. Mi risponderei un attimino ancora all'intervento che aveva fatto, non mi ricordo chi all'inizio, che diceva preferirei il fatto che siano in Germania i depositi d'oro. Non... Lucia. Lucia, ecco. Lucia. Riferito a quella osservazione che poi Lucia stessa ha detto che quando le sono venuti in casa i ladri le hanno anche svuotato le tubature dei lampadini, il servizio di Ovesta è un servizio veramente completissimo perché offre, oltre alla possibilità di acquisto a dei prezzi che sono vantaggiosi rispetto ai prezzi medi di mercato, lo stoccaggio in depositi di massima sicurezza, ma soprattutto quello che completa il servizio è sia la possibilità di farsi mandare i lingotti a casa, sia la possibilità di venderli, e anche frazionatamente. Per cui se uno acquista un lingotto da 100 grammi, ha bisogno di 500 euro, se ha il lingotto in mano deve vendere tutto il lingotto. Con Ovesta ha la possibilità, con un click, di chiedere la vendita soltanto di quello che eventualmente gli dovesse servire. Ovesta ha proposto tre forme di piani di accumulo a seconda dell'obiettivo che il cliente si pone, che si può definire orientativamente in 10.000, 20.000, 30.000 nel tempo. Non c'è nessun obbligo, uno può interrompere quando vuole, può andare anche oltre questi importi. Questi sono i piani di accumulo. E poi c'è la tariffa Royal Class, che invece è quella che formalmente parte da 50.000 euro in su, ma Ovesta accetta e ha accettato anche negli ultimi tempi, già a partire da 25.000, 30.000 in su. Questo cosa significa? Che la Royal Class non è un piano di accumulo, per cui è per quelle persone che hanno già un capitale, perlomeno un capitale iniziale importante, che vogliono investire nei metalli preziosi, e poi può fare comunque dei versamenti aggiuntivi. Ovviamente non saranno come nei piani di accumulo, che il versamento minimo è di 25 euro sulla tariffa più piccola, poi 50 sulla media e 100 sulla grande, ma è un importo leggermente maggiore. Insomma, quando uno ha 1.000-2.000 euro da versare, da aggiungere, lo può fare. E questa è la Royal Class. È gestito, è come un conto corrente online, dove anziché avere euro come valuta sottostante, c'è grammatura di metalli preziosi. I metalli preziosi che offre Ovesta nei propri depositi sono oro, argento, platino e palladio. Sono interessanti per avere, oltre che una diversificazione di per sé, perché ci si rivolge ai metalli preziosi, è importante anche per avere una diversificazione all'interno dei metalli preziosi, perché se vediamo l'ultimo periodo, anche breve, per quanto i metalli preziosi sono riserve di valore, quindi da considerare sempre nel medio-lungo periodo,
nel breve periodo, ad esempio, l'argento ha già dato parecchia soddisfazione a chi l'ho acquistato. Quindi non guardatelo dal punto di vista speculativo, ma come riserva di valore, come protezione dall'inflazione. È così che deve essere inteso un investimento in metalli preziosi. Ovviamente, a seconda delle tariffe, avreste un commerciante di metalli preziosi, quindi a seconda delle tariffe, il prezzo varia. Quindi, se uno prenota nel tempo con il piano d'accumulo 10.000 euro, avrà un prezzo leggermente più alto rispetto alla tariffa intermedia, che a sua volta sarà leggermente più alto rispetto alla tariffa premium, che è la top dei piani di accumulo. E a loro volta, nuovamente, la Royal Class, che parte, diciamo, dai 25.000 euro, è quella che offre il prezzo migliore per i clienti. La cosa importante da dire è che Ovest, ovviamente, per i piani di accumulo che comportano una gestione proprio di frazioni di grammatura dei vari metalli, ha un costo di gestione del deposito e di assicurazione sul deposito che è dello 0,08% del depositato al mese. La Royal Class, che ha una gestione molto meno complicata, ha un costo di conseguenza anche inferiore, che è dello 0,025% al mese del depositato. Comunque, ripeto, se il cliente ha una soluzione diversa per tenersi l'oro in casa, cosa che viene sconsigliata, comunque lo può fare tranquillamente facendosi mandare lingotti e quindi non pagherà il costo di deposito e assicurazione, che è al 100%. I depositi sono quelli di massima sicurezza. La Brinks è la società numero uno al mondo per sicurezza, tant'è che ha depositi anche per conto di banche centrali, delle riserve delle banche centrali, di alcune banche centrali. Quindi è un'azienda veramente al top per qualità, non a caso viene premiata costantemente e soprattutto i settori nei quali primeggia nelle classifiche che vengono fatte periodicamente in Germania fra i vari commercianti offerenti sia di piani di accumulo che di, per quanto riguarda il deposito e il servizio, sul deposito Aovesta è la numero uno in assoluto. Per domande o colloqui personali e consulenze personali, come diceva Massimo, sono assolutamente gratuite e sono volentieri a disposizione. Ci sono domande? Ecco, mi Sì. sentite, vero? Se non ci sono domande, volevo fare, mi potete interrompere in qualsiasi momento, una precisazione su quello che ha detto Walter in questo momento. Allora, lui è sempre molto conservativo, no? E giustamente, ovviamente, deve essere sempre conservativi. Però io nel corso di questa ricerca, ne ho già parlato diverse volte e ve lo ripeto ancora, ho scoperto che l'oro è stato l'unico investimento al mondo, perché no, non è un'azione l'oro, no? Non è un prodotto, chiamiamolo prodotto, non è neanche un prodotto finanziario, non è considerato un prodotto finanziario, ma per un momento consideriamolo un prodotto finanziario. Ha fatto dal 2000 al 2020 cinque volte. Vuol dire che se qualcuno ha investito nel 2000 100.000 euro, nel 2020 avrebbe avuto 500.000 di euro. Ora è evidente, bisogna che riesca a farvi accendere la lampadina, no? Che non c'è nessun altro prodotto finanziario che ha fatto una cosa, ma non simile, ma che non ci si accosta nemmeno, perché l'unico prodotto veramente di successo è stato il Bitcoin, che è andato bene fino allo scorso anno e poi ha avuto un tracollo. Perso, quanto ha perso? Quasi 70-80%. E poi perderà forse ancora, eh? Quindi, quando anche si considera l'oro un
bene un investimento al medio lungo periodo, sì, 20 anni sono tanti, però sono sicuri. È un prodotto, non, cioè, un investimento a lungo periodo, però uno può immaginare di fare 3-4% di interesse all'anno, no? 5%, dice sicuro, in 20 anni raddoppio il capitale, perché dovrebbe venire una cosa di questo tipo, un pochettino di più, ma che ha fatto 5 volte? Poi ha perso un qualche cosa, è arrivato a 4,7, ma sono sempre 4,7. Ecco, quindi sì, bene di investimento, protezione all'inflazione, possiamo usare tutti questi termini qui. Però quella cosa importante che vi voglio comunicare è che anche in questo caso non c'è stato nessun esperto finanziario, nessun personaggio autorevole che ha detto quello che vi ho appena detto io. Ehi, ferma un attimo. Si parla di questo investimento qui, investimento quella. Qual è stato l'investimento migliore negli ultimi 20 anni? L'oro. Ecco, questo per dirvi quanto è manipolata, sono, quanto sono corrotti i giornalisti. Non c'è stato un giornalista che poi, un giornalista, magari un giornalista può anche avere l'idea, aver avuto l'idea di scrivere una cosa così, ma poi il caporedattore la fa fare? No, non la puoi fare. Ecco, quindi si parla purtroppo di una cosa che è gestita, un investimento, un prodotto che è gestito così, ma sapete perché è gestito così? È gestito così mica perché ce l'hanno con l'oro, soltanto a vantaggio della moneta a credito. No. Ce l'hanno, la politica è gestita così perché sono proprio loro i primi investitori in oro. Perché l'oro ha una valenza spirituale molto importante per l'elite. Molto importante, se voi vi leggete bene, insomma, anche quello che ho scritto io, vi ho documentato un po', come vedete nel triangolo che ho scelto io c'è l'occhio di Horus e poi c'è scritto sole, poi c'è scritto oro, perché guarda caso per loro hanno le stesse valenze, che poi l'occhio è l'occhio di chi? Di chi è quell'occhio lì? Horus è l'occhio di chi? Non lo voglio dire, non è argomento di quello che stiamo trattando oggi. Chi è interessato magari mi segue negli altri e vedi, quello lì non è l'occhio di Dio, eh? Vabbè. Dunque, ci sono delle domande per caso? Naturalmente io saluto, scusatemi, siamo in chiusura. No, Susanna, buongiorno, siamo quasi in chiusura adesso. Perdonatemi se mi sono dimenticato di salutare qualcuno. Fra l'altro vi devo dire una cosa a Mario. In termini professionali, quando uno fa un intervento di questo tipo non dovrebbe salutare nessuno. Provi a fare l'intervento, parlare, e se ci sono delle domande rispondere, e poi dire ciao ciao, comunque non ha importanza, tanto che siamo come in un salotto, una chiacchierata tra amici. Allora, ci sono per caso delle domande? Se no direi che forse oggi possiamo chiudere anche qua, eh? Abbiamo detto, insomma, tutto sommato abbastanza. Quindi il mio suggerimento è quello di leggere il report più possibile, studiarvi per bene la materia, ascoltare i miei precedenti interventi, scrivervi se avete delle domande da scrivere, ricordando, come diceva giustamente il dottor Manca, che alla fine dovete decidere se comprarlo e stoccarlo in un cavò oppure metterlo sfuso in cassa, comprarlo sfuso. Sfuso, oltre al problema che si è detto, che ti possono entrare in casa una cosa e quell'altra, c'è anche un altro problema. Lo accenno così brevemente, ne ho già parlato, che quando compri l'oro viene messa una fattura, quindi bene o male il sistema, poi quando poi c'è tanto oro lo deve anche dichiarare, quindi bene o male il sistema sa che te hai oro. Quando nel 1933 Roosevelt in America prima, ma poi anche lo stesso Hitler e Mussolini rastrellarono l'oro, no? Rastrellarono l'oro dei poveracci, come lo dico io, si guardarono bene dal toccare l'oro nei cavò dei ricchi, perché era l'oro loro. E quindi possono fare la stessa cosa anche con la scusa del grande reset, eh? Perché no? L'hanno fatto nel 1933, lo possono fare di nuovo. Perché l'oro è loro, eh? L'oro è come se loro ci avessero il trademark sull'oro. L'oro è come i soldi, lo puoi usare,
se lo compri tu a quel punto non te lo tocca nessuno, ma è un prodotto di elite, non lo dovrebbero avere tutti, eh. Tenete presente anche questa cosa qui. E quando comprate oro, fate un processo che si chiama di transustanziazione, che è un processo di magia, perché i soldi vengono, è una magia creare i soldi, no? Metti un pezzo di carta sotto la stampante, che oggi sono anche tutti digitali, però con l'inchiostro ci scrivi 100 dollari, vale 100 dollari. Una magia più grande di quella lì dove la trovi? Per noi è normale, ma è una magia, perché sono ancora i maghi che gestiscono la creazione dei soldi. Io parlo di questa cosa. Si chiama transustanziazione dell'oro, della moneta fiat in oro, ed è un processo di magia, da magus, latino. Spiegato tutto nella trilogia, spiegato in parte anche nel report. Queste cose non ve le dirà mai nessuno, soprattutto perché non le sanno. La maggior parte degli esperti italiani, di questi qui che sentite parlare nelle televisioni, diciamo, ufficiali, Rai, Canale 5, queste cose, sia nell'alternativa, non sanno l'inglese. La maggior parte delle formazioni che vi dico io sono in inglese, perché non sono italiano. Informazioni importanti magari arrivano 5 anni dopo in Italia, ma le cose che io ho detto nella trilogia sul virus, su questo ipotetico virus che non esiste, io l'ho detto 2 anni fa, adesso arrivano adesso. Ne parlano molti, ne parlano adesso. Ma non perché io sia particolarmente così. Vabbè, io mi informo, ho magari una certa esperienza anche, insomma, a 360 gradi, e queste cose le ho intuite, ma perché leggo e capisco l'inglese, se no non avrei potuto fare assolutamente niente. Va bene? Via, allora se non avete domande. Avete capito tutto? Tutto. Tenete presente che il prezzo dell'oro andrà ancora su, eh? Quindi chi è interessato, io suggerisco di non aspettare oltre e darsi proprio, se possibile, un termine. Poi quando il termine cade, che magari realizzate la vendita o fate quello che dovete fare, andare dritti senza neanche stare a pensare tante alle cose. Questo è il suggerimento che vi do. Va bene, allora benissimo, io ringrazio il dottor Manca come al solito e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e ovviamente siamo a disposizione se ci sono domande e io vi auguro nell'augurarvi un buon fine settimana, vi saluto e magari speriamo di sentirci, se siamo ancora vivi, la prossima settimana. Grazie, a presto. Grazie a te, grazie a voi, buongiorno. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Buongiorno. Ciao Ciao. ciao. Buona giornata.